Silvia Toffanin rimprovera Marco Predolin a Verissimo. Verissimo, Silvia Toffanin bacchetta Marco Predolin. È appena finita una nuova puntata di Verissimo, e la popolare conduttrice Silvia Toffanin ha intervistato diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi c'è stato anche il criticatissimo Marco Predolin. Difatti, per i pochi che non lo sapessero, l'uomo è stato espulso dal Grande Fratello VIP perché ha bestemmiato. Tuttavia è stato al centro di diverse polemiche anche per alcune sue frasi ritenute omofobe contro il concorrente Cristiano Malgioglio. E nell'intervista appena finita la conduttrice l'ha un po' rimproverato. Ma Predolin si è difeso, asserendo di essere stato semplicemente frainteso. Finita qua? Nemmeno per idea, perché ha comunque voluto lanciare una frecciatina velenosa a Malgioglio, asserendo senza mezzi termini. Io ho affrontato questo tema con lui e sembrava aver capito, e poi lunedì ha fatto la parte e prima di entrare nella casa lui a chi ha detto di essere una star e gli altri di non essere nessuno e ti sembra carino da dire? Parole che hanno evidenziato ancora una volta il fatto che tra i due sembra esserci qualcosa di irrisolto. Riusciranno mai a chiarirsi? E chissà che non ci possa essere un confronto proprio nella prossima puntata del Grande Fratello VIP prevista lunedì 9 ottobre. Marco Predolin a Verissimo, la sua redenzione da Silvia Toffanin. Silvia Toffanin, oltre a rimproverare Marco Predolin per aver fatto delle battute discutibili su Cristiano Malgioglio e per la sua bestemmia, ha voluto anche spezzare una lancia a suo favore, asserendo. Quando sei uscito dalla casa mia hai fatto una tenerezza immensa e tu ti aspettavi dell'altro e. E Predolin a Verissimo non ha potuto negarlo, asserendo di aver accettato di partecipare al reality show condotto da Ilaria Blasi per un rilancio nel mondo dello spettacolo. A quel punto il popolare conduttore ha iniziato successivamente a parlare della sua storia e delle calunnie che gli hanno reso la vita assolutamente difficile. Una volta finita questa sua confessione ha anche voluto fare una proposta sciocca al GF VIP. Quale? Quella di tornare nella casa più spiata dagli italiani almeno per una sola settimana senza essere un concorrente a tutti gli effetti. La produzione del reality VIP potrebbe prendere in seria considerazione la sua idea? E gli altri inquilini sarebbero contenti di un suo clamoroso ritorno nella dimora più spiata dagli italiani? Queste e tante altre le domande che molti telespettatori di Verissimo si sono posti sui social al momento di queste dichiarazioni. Ci saranno presto sviluppi?